Carrisi ha voluto fare definitivamente chiarezza sul triangolo amoroso da tempo al centro della cronaca rosa. Nella vita di Albano Carrisi, che nel 2023 compie 80 anni, ci sono state due donne importanti, Romina Power e Loredana Lecciso. Entrambe lo hanno reso padre, dalla prima ha avuto Ilenia, Iari, Cristella e Romina Junior, mentre dalla seconda Jasmine e Albano Junior detto Bido. Da anni il cantante di Cellino San Marco, l'artista americana e la soubrette pugliese sono al centro di un triangolo amoroso che infiamma la cronaca rosa. Ora Albano ha deciso di dire basta e chiarire una volta per tutte che non c'è mai stato alcun triangolo amoroso, visto che è stata Romina a mollarlo negli anni 90, dopo un lungo matrimonio e quattro figli. Intervistato da Novella 2000 l'artista pugliese si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Con Romina non c'è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece. Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto. E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n'era già andata, quasi 10 anni prima. Dunque Albano ci ha tenuto a precisare che Loredana Lecciso non è mai stata il terzo incomodo, l'altra donna che si intromette in un matrimonio. La bionda giornalista è entrata nella vita di Carrisi solo quando il suo rapporto con la Power era ormai giunto al capolinea, per volere di Romina. All'epoca del primo incontro tra Albano e Loredana, pure la Lecciso aveva tagliato i ponti con il suo passato, è stata sposata con il produttore televisivo Fabio Cazzato, dal quale ha avuto la primogenita Brigitta, che nel 2023 convolerà a nozze in Sudafrica con il fidanzato.